domena e money ene gbe ibi otuma na e money we mama vene ha obagbo titi eri wa ye ne do wa ye ne o wa hia wa so wa ise. Charity è una delle ragazze ospitate in uno dei centri di accoglienza per minori della Caritas di Roma. Altri ragazzi come lei ogni giorno sono salvati da un destino incerto, spesso drammatico, accolti e aiutati dai tanti volontari che giorno e notte donano un po' del loro tempo a chi non ha nulla. La nostra grossa sfida è quella veramente di creare dei ponti di integrazione, li chiamerei così, che non è una cosa facile, perché io dico, proprio ripensando a questa frase che insomma c'è nel cuore da molti giorni, è più facile costruire dei muri piuttosto che costruire dei ponti, ma perché è la nostra realtà quotidiana. Ahimè, non è così semplice integrare, però la nostra sfida è questa. L'accoglienza dei minori e altre realtà sono al centro di Condividi, la nuova campagna di comunicazione e raccolta fondi della Caritas di Roma, che si snoderà fino a luglio del 2015 con moltissimi eventi, concerti, mostre, spettacoli, incontri nelle scuole, volontariato ed iniziative di solidarietà. A dare il via alla campagna è stato il maestro Ambrogio Sparagna, re dei canti popolari italiani, che ha offerto un concerto al Teatro Brancaccio di Roma e proprio con i ragazzi dei centri di accoglienza Caritas sta lavorando alla realizzazione di un coro. L'idea è di insegnare loro dei canti e poi anche imparare degli altri canti popolari della loro tradizione, mischiando un po' le carte, come si dice in genere, come gli suoni, perché non c'è miglior modo di entrare nel cuore delle persone attraverso la musica, attraverso i canti. Minori, ma anche famiglie in difficoltà, un numero che cresce ogni giorno. Famiglie che trovano un aiuto concreto attraverso l'Emporio della Solidarietà, il primo supermercato gratuito realizzato dalla Caritas di Roma nel 2008 e ora attivo in 15 diocesi italiane. Un luogo che vive di donazioni e oggi più che mai ha bisogno di aiuto. L'approvvigionamento adesso è un momento di grossa crisi, perché per quest'anno è venuto a mancare completamente l'aiuto europeo. C'è un programma in Italia gestito dall'AGEA, Agenzia Europea per l'Aiuto all'Agricoltura. Fino all'anno scorso c'erano circa 200 milioni di euro stanziati per gli aiuti agli indigenti. Quest'anno sono stati tagliati, adesso è stato rifinanziato ma solo per 30 milioni per il momento. Da lì si avevano, fino all'anno scorso, grosso modo il 40% dei prodotti dati all'Emporio venivano dalla AGEA. Il resto veniva o dalle raccolte alimentari, che facciamo due volte all'anno per due diverse tipi di catene, o dalle donazioni di privati, delle parrocchie, però, o dalle donazioni di aziende produttrici o di distribuzione che danno prodotti anche vicini alla scadenza. Tenga conto che ogni giorno che siamo aperti in media vanno via 800 kg di prodotto, per cui quasi una tonnellata di prodotto. Siamo aperti 4 giorni a settimana, per cui sono tra 3 tonnellate e 3 tonnellate e mezzo di prodotto a settimana che ci occorre raccogliere. 4 anni fa, quando sono arrivato, qui c'era grosso modo un 40% di italiani e un 60% di famiglie straniere. Adesso siamo arrivati al 65-70% di italiani e 30-35% di stranieri, per cui c'è stata una totale inversione. Per la raccolta di generi alimentari all'interno della campagna Condividi c'è anche il progetto Pollicino, che prevede il recupero degli alimenti non deperibili nelle mense scolastiche. C'è poi il supporto al progetto Casa Dolce Caritas, che mira ad intensificare l'ospitalità notturna nei centri di accoglienza sia per i minori sia per le mamme con bambini. La parola condividere significa per noi non solamente dare qualche cosa ad un altro, ma vorremmo che diventasse fondamentalmente un mettere a disposizione o mettere a parte la nostra vita con coloro che ne hanno bisogno. E condividere vorrebbe diventare un qualcosa di molto più profondo, molto più bello, ecco, molto più ricco. Un condividere, ecco, la propria vita, la propria esistenza e soprattutto saper guardare agli altri, perché se uno apre gli occhi e vede che ci sono gli altri, e allora davanti a una presa di coscienza dei bisogni che hanno gli altri, per forza uno
deve e vuole condividere la propria vita, le proprie cose, la propria realtà con coloro che hanno bisogno. Quello che vorremmo da questa campagna è che crescesse la sensibilità nell'attenzione all'altro, nel saper condividere la vita, la nostra vita con quella degli altri. L'obiettivo è proprio arrivare a questo. Tutti gli eventi in programma sono sul sito www.caritasroma.it/condividi.